Ci occupiamo del teorema di Rolle. Sia f di x una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato a b è derivabile nell'intervallo aperto a b, cioè nei punti interni dell'intervallo a b chiuso. Se f di a è uguale ad f di b, esiste un punto interno dell'intervallo in cui la derivata si annulla, cioè se la funzione assume valori identici agli estremi dell'intervallo chiuso a b, allora esiste un punto C interno da B tale che f' di C è uguale a 0. Possiamo riassumere ipotesi e tesi secondo il seguente schema. Abbiamo tre ipotesi: la continuità della funzione nell'intervallo chiuso e limitato a B, la derivabilità della funzione nell'intervallo aperto a B, la coincidenza dei valori della funzione agli estremi dell'intervallo. La tesi è l'esistenza di un punto C interno da B tale che f' di C è uguale a 0. Per dimostrare il teorema, faremo ricorso ad un teorema già precedentemente studiato, il teorema di Weierstrass, che riguarda le funzioni continue. In base al teorema di Weierstrass, infatti, data la continuità della funzione in un intervallo chiuso e limitato, esistono in questo intervallo il minimo assoluto e il massimo assoluto, cioè esistono un punto C e un punto D appartenenti all'intervallo AB per quanto riguarda il punto C, valga la condizione f di x maggiore o uguale f di C per ogni x appartenente all'intervallo chiuso AB. E per quanto riguarda il punto D, f di x minore o uguale f di d per ogni x appartenente all'intervallo AB. Queste condizioni corrispondono al fatto che C e D sono rispettivamente il punto di minimo assoluto e il punto di massimo assoluto. E quindi f di x, cioè ogni valore della funzione, non è mai minore del valore minimo e ogni valore della funzione non è mai maggiore del valore massimo. Per maggiore chiarezza indichiamo con m minuscolo il minimo assoluto della funzione corrispondente con f di c e con m maiuscolo il massimo assoluto della funzione corrispondente con f di d. Vista questa condizione, garantita dal teorema di Weierstrass, per arrivare alla tesi del teorema consideriamo due casi distinti. Il primo caso è quello in cui i due punti C e D corrispondono esattamente con gli estremi dell'intervallo AB. Per esempio, supponiamo che sia A uguale C e B uguale D. Potrebbe essere anche al contrario, ma ai fini del ragionamento che stiamo per fare non ha molta importanza. A questo punto, se abbiamo questa corrispondenza, il minimo assoluto della funzione corrispondente con f di C è anche uguale a f di A, visto che A e C sono lo stesso punto. E il massimo assoluto della funzione, che è pari a f di d, è anche uguale a f di b, per lo stesso motivo, visto che b e d coincidono. D'altro canto, se andiamo a riguardare le ipotesi del teorema, una delle ipotesi, la terza, ci dice che il valore della funzione assunto in A e il valore della funzione assunto in B coincidono. Questo significa anche che f di c, cioè il minimo, è uguale a f di d, cioè il massimo, dal momento che c e a sono la stessa cosa e d e b sono la stessa cosa. D'altro canto, se il massimo e il minimo assoluto coincidono, visto che deve valere la condizione m minore uguale f di x minore uguale m grande, perché ogni valore della funzione è certamente compreso fra il minimo e il massimo, la condizione di uguaglianza fra minimo e massimo ha come conseguenza necessariamente che la funzione è costante, cioè la funzione f di x vale m uguale m grande per ogni x appartenente all'intervallo AB. E se la funzione è costante, allora sappiamo certamente che la sua derivata vale 0 per ogni x appartenente ad AB.
Ricordiamoci che la tesi del teorema che stiamo cercando di mostrare è proprio l'esistenza di un punto interno all'intervallo AB in cui la derivata si annulla. Qui di punto non ne abbiamo trovato uno, ne abbiamo trovati infiniti, cioè tutti i punti dell'intervallo AB. Quindi la tesi, almeno in questo caso, di coincidenza di A con C e di B con D l'abbiamo dimostrata. Ora consideriamo un altro caso, un caso più generico, in cui questa coincidenza dei punti di minimo e di massimo con gli estremi dell'intervallo non ci sia, almeno per uno dei due. Supponiamo ad esempio che C non coincida né con A né con B. Allora C appartiene all'intervallo aperto AB, cioè è interno all'intervallo dominio della funzione. In questo caso, poiché C è un punto estremante, visto che f di C è il minimo assoluto della funzione, per il teorema di Fermat, quando abbiamo un punto estremante interno all'intervallo in cui la funzione è derivabile, in tale punto la derivata si annulla e quindi abbiamo f' di C uguale 0 per il teorema di Fermat. E in questo modo abbiamo trovato il punto che stavamo cercando, il punto in cui la derivata si annulla interno all'intervallo. Ricordiamoci che per ipotesi la funzione è derivabile nei punti interni ad AB. Ovviamente se invece di avere il punto C interno ad AB avessimo il punto D interno all'intervallo AB, il ragionamento sarebbe analogo. Anziché ragionare sul minimo assoluto, ragioneremo sul massimo assoluto. In ogni caso avremmo un punto estremante in cui per il teorema di Fermat la derivata si annulla. In questo modo il teorema è dimostrato nel caso generale. Per meglio chiarire il significato e l'utilità di questo teorema, cerchiamo di darne una rappresentazione grafica. Costruiamo un grafico ipotetico di una funzione che obbedisca alle ipotesi del teorema. Prendiamo una funzione definita nell'intervallo AB, supponiamo che i A e B siano questi punti. Sappiamo anche che la funzione deve essere continua nell'intervallo AB e deve avere lo stesso valore agli estremi. Un grafico potrebbe essere questo. Ho tracciato un'unica linea senza staccare la penna dal foglio, questo rappresenta la continuità della funzione. Inoltre il valore, la quota dei punti del grafico corrispondente alle ascisse A e B è la stessa, questo è f di A uguale f di B. La derivabilità rappresenta il fatto che in ognuno dei punti del grafico di questa funzione è possibile tracciare la retta tangente. Bene, si può osservare che in questo punto è possibile tracciare una retta tangente orizzontale. Il teorema quindi ci assicura l'esistenza di un punto in cui la derivata si annulla e noi sappiamo che derivata prima nulla significa che la retta tangente è orizzontale perché ha coefficiente angolare 0 e quindi il punto che abbiamo appena individuato in cui vi è la tangente orizzontale ha per ascissa il valore di C la cui esistenza è garantita dal teorema di Rolle. In questo punto si ha f' di C uguale 0. Ovviamente il teorema assicura l'esistenza di un punto, almeno uno, in cui si ha questa condizione, ma non esclude che ce ne possano essere altri. Per esempio, se tracciamo un altro grafico fatto in questo modo, possiamo osservare che quest'altro grafico ha diversi punti di massimo e minimo relativo assoluto e in corrispondenza di questi punti abbiamo la tangente orizzontale, come anche previsto dal teorema di Fermat. Qui c'è un terzo, qui ce n'è un quarto, qui ce n'è un quinto, facciamo meglio. Qua ce n'è un altro ancora, qua un altro ancora. In sostanza, il teorema non impedisce che ce ne sia più di uno, però assicura l'esistenza di almeno un punto. Adesso vediamo alcuni esempi di applicazione del teorema di Rolle e anche alcuni controesempi nei casi in cui vengano a mancare una o più ipotesi nel teorema. La prima funzione che prendiamo in esame è così fatta. F di x uguale radice quadrata di 4 meno 1/4 x al quadrato.
per prima cosa cerchiamo il dominio di questa funzione. Poiché si tratta di una radice quadrata, il radicando non può essere negativo e quindi la condizione che definisce il dominio è 4 meno 1 quarto x al quadrato maggiore o uguale a 0. Si tratta di una disequazione di secondo grado senza termine di primo grado. Questa è una differenza di due quadrati che può essere facilmente scomposta in 2 meno x mezzi per 2 più x mezzi, utilizzando il prodotto notevole a quadro meno b quadro uguale a meno b per a più b, maggiore o uguale a 0. A questo punto, per risolvere la disequazione, risolviamo separatamente le disequazioni corrispondenti allo studio del segno dei due fattori, cioè 2 meno x mezzi maggiore o uguale a 0 e 2 più x mezzi maggiore o uguale a 0, il che porta a x mezzi minore uguale a 2, x mezzi maggiore uguale a meno 2. Quindi x minore uguale 4, x maggiore uguale meno 4. Facciamo il grafico di segno e abbiamo meno 4, 4, il segno del primo fattore è positivo quando x è minore o uguale a 4, quindi positivo qui, qui abbiamo un annullamento e qui abbiamo il segno negativo. Per il secondo fattore invece il segno è positivo per x maggiore o uguale a meno 4, quindi qui è negativo, qui è positivo, qui è positivo e qui abbiamo l'annullamento. Seguendo la regola dei segni, più per meno fa meno, più per più fa più e meno per più fa meno, più i due annullamenti. Poiché noi vogliamo che il binomio di secondo grado sia maggiore o uguale a 0, l'intervallo delle soluzioni è compreso fra meno 4 e 4, dove abbiamo il segno positivo, compresi gli estremi. Per cui il dominio della funzione corrisponde con l'intervallo chiuso meno 4, 4. Trattandosi di un polinomio come radicando più una radice quadrata, quindi una combinazione di funzioni continue, la funzione nell'intervallo fra meno 4 e 4 è continua. Quindi la prima delle ipotesi del teorema di Rolle è soddisfatta. Controlliamo le altre due ipotesi. Ricordiamoci che oltre alla continuità nell'intervallo chiuso, dobbiamo avere la derivabilità nell'intervallo aperto e l'uguaglianza dei valori della funzione ai due estremi. Controlliamo subito l'uguaglianza dei valori della funzione e poi controlliamo la derivabilità. Allora, per quanto riguarda i valori della funzione agli estremi, dobbiamo calcolare f di meno 4 e f di 4. F di meno 4 vale radice di 4 meno 4 al quadrato fratto 4. 4 al quadrato fratto 4 con una semplice semplificazione porta al valore 0. Allo stesso modo, f di 4, ho messo prima il 4 direttamente senza segno meno per la presenza del quadrato e ovviamente qui succede la stessa cosa. 4 meno 4 al quadrato fratto 4, stesso valore 0. Quindi la terza delle ipotesi del teorema di Rolle è soddisfatta. Dobbiamo controllare la derivabilità. Beh, consideriamo che 4 meno 1 quarto x al quadrato è un polinomio e sicuramente derivabile. La radice quadrata di un argomento è una funzione derivabile. Questa è una funzione composta di funzioni derivabili e certamente derivabile almeno laddove non si annulli il radicando, perché la radice quadrata passerà al denominatore. Quindi vediamo di calcolare la funzione derivata e se ci sono punti in cui questa funzione derivata non è definita. Allora, dobbiamo calcolare f' di x. Questa è composta dalla funzione radice di z con z uguale al radicando, 4 meno 1 quarto x al quadrato. E la derivata della radice di z è uguale, come sappiamo, a 1 fratto 2 radice di z, e quindi già sappiamo che la funzione non è derivabile laddove z fosse uguale a 0. Quindi z uguale a 0 non è ammesso ai fini della derivazione. Dopodiché dobbiamo calcolare la derivata di z di x, e questa è uguale alla derivata di 4 meno 1 quarto x al quadrato. La derivata della costante 4 fa 0 e poi c'è la derivata del monomio di secondo grado. Il 2 passa a fattore, quindi abbiamo meno 2
quarti x, cioè meno un mezzo x. A questo punto f' di x si ottiene, secondo la regola di derivazione delle funzioni composte, dal prodotto delle due derivate, cioè questa e questa. Per cui abbiamo 1 su 2 radice di z moltiplicato meno un mezzo x. Ovviamente al posto di z dobbiamo mettere l'espressione di z, cioè questa. E quindi abbiamo 1 su 2 radice di 4 meno un quarto x al quadrato per meno un mezzo x, ovvero f' di x uguale, combiniamo i due denominatori, il segno meno lo mettiamo direttamente all'inizio, abbiamo x al numeratore e 4 radice di 4 meno un quarto x al quadrato del denominatore, questa è la derivata. Ovviamente il radicando è lo stesso che c'era nella funzione di partenza, quindi laddove la funzione è 0 e lo vediamo agli estremi dell'intervallo che è 0 la funzione non è derivabile, però per il resto è derivabile ovunque il denominatore non si annulli, cioè sicuramente f' di x esiste nell'intervallo aperto meno 4, 4, ed è la seconda ipotesi del teorema di Rolle. Sono soddisfatte tutte le ipotesi, quindi certamente esiste un punto C appartenente all'intervallo meno 4, 4, tale che f' di C sia uguale a 0. Come si fa a verificare l'esistenza di questo punto di cui il teorema garantisce l'esistenza e a cercarlo? Beh, noi sappiamo che stiamo cercando un punto in cui la derivata si annulla, quindi prendiamo la funzione derivata e risolviamo l'equazione f' di x uguale 0. Le soluzioni di questa equazione dovrebbero esserci, almeno ce ne deve essere una. Il punto C che stiamo cercando esiste certamente, ce n'è uno e cercandolo dobbiamo risolvere l'equazione meno x fratto 4 radice di 4 meno un quarto x al quadrato uguale 0. Meno x fratto 4 radice di 4 meno un quarto x al quadrato uguale 0. Beh, è evidente che per annullarsi questa frazione deve annullarsi il numeratore, per cui l'unica soluzione esistente è x uguale 0. Quindi per noi c è proprio 0, è il punto in cui si ha l'annullamento della derivata, il punto a tangente orizzontale. Per vedere meglio da un punto di vista grafico cosa significa questo risultato, andiamo a rappresentare mediante GeoGebra questa funzione. Abbiamo la funzione f di x già predisposta, f di x 4 meno un quarto x al quadrato, dobbiamo solo visualizzarla. Come vediamo è definita fra meno 4 e 4 e questa curva è proprio in corrispondenza del punto di ascissa 0 la tangente orizzontale, possiamo anche disegnarla. La funzione tra l'altro ha un massimo assoluto in corrispondenza di 0 che vale 2, quindi tracciando la retta y uguale 2 abbiamo esattamente la tangente orizzontale nel punto di estremante di ascissa 0. Tra l'altro abbiamo anche la conferma del teorema di Fermat, questo è un punto estremante e la derivata si annulla. Vediamo adesso qualche controesempio in cui magari non viene rispettata qualcuna delle ipotesi del teorema e possiamo vedere se la tesi è rispettata o no. Ricordiamoci che il teorema dice solo che se sono rispettate le ipotesi esiste certamente il punto a tangente orizzontale, ma se le ipotesi non sono rispettate non è che sia vietato l'annullamento della derivata, semplicemente non è garantito. Il primo esempio che andiamo a esaminare è una funzione così fatta, chiamiamola g di x, ed è definita in questo modo, g di x uguale x al quadrato, definita nell'intervallo i uguale 1, 3. È chiaro che una funzione di questo tipo in realtà sarebbe definita su tutto R, ma noi restringiamo il dominio ad un intervallo chiuso e limitato. Beh, trattandosi di un monomio di secondo grado è certamente una funzione continua, è sicuramente derivabile anche fino agli estremi. L'unica cosa che dobbiamo controllare, quindi la derivabilità c'è, la continuità c'è, è la coincidenza dei valori della funzione agli estremi, cioè dobbiamo vedere se f di 1 è uguale
scusa, non f di 1 ma g di 1 è uguale a g di 3, ovviamente in uguaglianza col punto interrogativo. Controlliamo. G di 1 vale 1, g di 3 vale 3 al quadrato che fa 9, quindi no, non è rispettata la terza ipotesi del teorema di Rolle. Cosa vuol dire che la derivata non si annulla mai? Beh, non è detto, significa solo che il teorema non è in grado di garantirci l'annullamento della derivata. Per controllare cosa succede realmente, andiamo a calcolare la derivata prima. G' di x è uguale a 2x. Questa derivata si annulla soltanto per x uguale a 0, ma l'intervallo su cui stiamo lavorando è l'intervallo 1, 3, che non comprende lo 0. Quindi non c'è alcun punto interno all'intervallo 1, 3 in cui la derivata si annulla. Possiamo anche vedere graficamente questa funzione, si tratta di una parabola, la conosciamo bene, e la andiamo a rappresentare tramite GeoGebra. Ecco la funzione, togliamo la retta che non ci serve più. La funzione, come vediamo, è un pezzo della parabola di equazione y uguale x al quadrato, però soltanto nella parte tra 1 e 3. Come vediamo, la pendenza di ogni eventuale tangente non è mai nulla. In qualsiasi punto abbiamo una tangente piuttosto ripida, quindi a conferma del fatto che la derivata non si annulla nell'intervallo compreso fra 1 e 3. Continuando nella carrellata di esempi, dei possibili casi in cui non è rispettata qualcuna delle ipotesi del teorema, prendiamo adesso la seguente funzione. La chiamiamo magari h di x. H di x uguale a valore assoluto di x definita nell'intervallo chiuso e limitato i uguale meno 4, 4. Lo stesso intervallo che abbiamo utilizzato nell'esempio precedente, nel primo esempio che abbiamo esaminato. Allora, la funzione valore assoluto di x l'abbiamo già esaminata in moltissimi altri casi ai fini della continuità e sappiamo che è una funzione continua. Il valore assoluto non influisce sulla continuità. Quindi certamente la prima ipotesi del teorema è soddisfatta. Inoltre abbiamo h di meno 4 uguale valore assoluto di meno 4 uguale 4. E h di 4 uguale valore assoluto di 4 che fa 4. Quindi h di meno 4 coincide con h di 4. La coincidenza dei valori della funzione agli estremi c'è. Dobbiamo controllare se la funzione è derivabile. Anche da questo punto di vista sappiamo già che la funzione valore assoluto di x è derivabile dappertutto tranne che per x uguale a 0. Per x uguale a 0 la derivata non c'è, è la presenza del valore assoluto che limita la derivabilità della funzione. La derivata sinistra e la derivata destra non coincidono. Infatti h' di x, la funzione derivata, si può calcolare, è facile verificare che vale 1 per x strettamente maggiore di 0 e meno 1 per x strettamente minore di 0. Portandoci al valore x uguale a 0, anche se dessimo alla derivata il valore 1 e il valore meno 1, avremmo derivata sinistra e derivata destra non coincidenti, quindi la funzione non è derivabile al centro di questo intervallo. Allora, manca una delle ipotesi del teorema. Vediamo se esistono punti in cui la derivata si annulla. Beh, ce l'abbiamo qua davanti la derivata. La derivata vale o 1 o meno 1. Non si annulla da nessuna parte, quindi abbiamo così un altro esempio in cui non è garantita l'esistenza del punto e in effetti non l'abbiamo trovato. Con i due esempi adesso esaminati sembrerebbe che ogni qualvolta viene a mancare una delle ipotesi del teorema non esiste il punto in cui la derivata si annulla. In realtà ci possono essere dei casi in cui, pur non avendo la garanzia da parte del teorema, magari si riesce a trovare un punto in cui la derivata viene ad annullarsi. Per completare, infatti, andiamo a prendere la funzione s di x uguale, stavolta prendiamo un polinomio di secondo grado, x al quadrato meno 2x più 2, nell'intervallo i uguale 0, 3. Anche qui è un intervallo chiuso e limitato, la funzione è un polinomio, è certamente una funzione continua, è certamente derivabile dappertutto, quindi continuità e derivabilità sono garantiti. Controlliamo la terza ipotesi, cioè s di 0 che vale 0 meno 0 più 2 che fa 2 e s di 3
che fa 3 al quadrato meno 2 per 3 più 2 fa 9, meno 6 più 2 uguale 5. Come vediamo, S di 0 non è uguale a S di 3. Viene a mancare la terza ipotesi del teorema. Controlliamo se esistono punti in cui la derivata si annulla. La derivata di questa funzione S' di x è facilmente calcolabile. 2x è il primo monomio derivato, il secondo monomio derivato ci dà meno 2 e il termine noto ovviamente nella derivata scompare. Abbiamo quindi 2x meno 2. S' di x uguale 0 è un'equazione facilmente risolvibile di primo grado, porta a 2x meno 2 uguale 0, cioè x uguale 1. Come vediamo, 1 è un punto che fa parte dell'intervallo sul quale stiamo lavorando. Quindi stavolta, nonostante il teorema non sia applicabile, abbiamo trovato un punto in cui la derivata si annulla, cioè un punto a tangente orizzontale. Vediamo la rappresentazione grafica, ovviamente si tratta di una parabola. La visualizziamo. Eccola qui, è il tratto di parabola fra gli estremi 0 e 3. Come vediamo, il vertice della parabola si trova nel punto di ascissa 1. È un minimo assoluto per la funzione, è un punto estremante, il teorema di Fermat ci dà la tangente orizzontale. E nonostante le ipotesi del teorema di Rolle non siano applicabili, perché agli estremi, come vediamo, la funzione assume i valori 2 e 5. In questo modo abbiamo poi esaminato diversi possibili esempi di applicazioni o di non applicabilità del teorema.